vale a dire per capire meglio che cosa fare con i dati aziendali. Con l'allocazione, con Business Intelligence intendiamo un insieme di processi aziendali per raccogliere e analizzare informazioni strategiche. Intendiamo anche la tecnologia che viene utilizzata per questi processi e ovviamente le informazioni ottenute come risultato. Ogni sistema di Business Intelligence ha un obiettivo preciso che deriva dalla visione aziendale e dagli obiettivi della gestione strategica dell'azienda. In realtà poi vedremo che non si tratta soltanto o esclusivamente di ambiti aziendali, perché oggi la Business Intelligence viene utilizzata anche per esempio per la gestione di una squadra sportiva. Sono tante le squadre, iniziato in America con il football e con il baseball, ma poi si è applicato anche in tanti sport e oggi lo si utilizza anche molto per il calcio. Non so se ricorderete l'ossessione che aveva Mourinho per i numeri, per capire se la squadra funziona o non funziona e dove intervenire. La Business Intelligence è un insieme di modelli matematici e metodologie di analisi che esplorano i dati per ricavarne informazioni e conoscenze utilizzabili nel corso dei processi decisionali. Questa è una definizione che viene data in un libro scritto da Carlo Svecellis che si chiama Business Intelligence. Qui nel disegno potete vedere alcune applicazioni tipiche che vanno dalle dashboard, i famosi cruscotti, ai cubi OLAP, cioè quelle matrici tridimensionali che ci servono per analizzare meglio i dati aziendali nei loro contesti, i report e così via, grafici. In realtà è un processo continuo, è un processo che parte dall'analisi dei dati. Qui abbiamo queste fasi: analizzare, misurare, agire, pianificare, che ovviamente si tratta di un processo che si ripete nel tempo, va avanti e deve essere ovviamente riformulato. In pratica cosa prendiamo? Prendiamo tutti i dati che abbiamo a disposizione dalle transazioni, quindi i dati di lavoro, li estraiamo, vengono trasformati e caricati su un database che ha una forma completamente differente o perlomeno diversa da quella dei dati quando vengono utilizzati per le transazioni. Questo perché, come vedremo dopo, abbiamo bisogno di poter utilizzare in maniera agile questi dati. In realtà c'è un lavoro che precede anche quello dell'immissione nel cosiddetto data warehouse. È la fase di staging, vale a dire i dati vengono presi, vengono analizzati, vengono eventualmente ripuliti, perché spesso ci possono essere dei dati che devono essere omogeneizzati, che devono essere verificati, che possono contenere degli errori per un motivo o per l'altro, prima di essere utilizzati nel data warehouse. Si procede a creare un modello di analisi che sia compatibile con l'area di affari che si va ad analizzare, appunto, e quindi poi si passa a costruire degli strumenti di reporting e analysis che vengono utilizzati nel decision making e nella pianificazione. A quel punto il processo può eventualmente ricominciare perché si scoprono nuove esigenze o si capisce che deve essere fatto qualcosa di differente. Gli utilizzatori della Business Intelligence poi possono essere di diverso tipo, perché saranno sicuramente tanti personaggi, tanti stakeholder aziendali, però possono essere anche fornitori, possono essere anche i clienti dell'azienda, possono essere tutti coloro, eventualmente potrebbe essere utilizzata anche per diffondere delle informazioni sull'azienda a favore di altri, che ne so io, della pubblica opinione, della stampa e così via, attraverso tanti sistemi che saranno ovviamente definiti in funzione di quella che è la necessità. In azienda le soluzioni che vengono utilizzate sono spesso i report, i cubi OLAP, cioè quelle matrici, diciamo, pluridimensionali, e i cruscotti o dashboard, che sono strumenti che ormai sono sempre più diffusi. La prima cosa da fare comunque è avere in mente un modello di business, vale a dire devo capire che cose che voglio ottenere come risultato, farmi delle domande, riformulare queste domande in termini di dati quantitativi, cioè quello che era un cosa diventa un quanto piuttosto che un
quante volte, piuttosto che, insomma, devo riferirmi poi, devo fare in modo che le mie domande che sono relative alla mia indagine diventino riferibili a dati. Fra gli strumenti della business intelligence è particolarmente utilizzato ed è particolarmente utile dal punto di vista dell'analisi l'OLAP, cioè l'Online Analytical Processing, vale a dire una serie di metodologie che permettono di mettere in relazione i dati, di poterli girare, di poterli slice and dice, vale a dire tagliare secondo sezioni piuttosto che ruotare e quindi avere delle visioni, dei rapporti fra i dati che siano differenti. Poi magari riusciamo a vedere anche qualche esempio sulla piattaforma. Un dashboard invece è una raccolta di grafici solitamente o di matrici di dati che permettono di avere una visione a colpo d'occhio di quello che è il problema che noi vogliamo risolvere. Quindi arriviamo a quello che alla fine sono il punto di forza della business intelligence, cioè la definizione di quei parametri, key performance index, che permettono di verificare numericamente se la situazione che noi stiamo osservando è buona, è cattiva, merita un intervento e così via. E questi ovviamente vanno definiti assieme ad un esperto di dominio, cioè di chi in azienda conosce i problemi e sa quali sono i fenomeni da utilizzare. Per esempio, qua ho messo quell'esempio riguardante il calcio, sarà il numero di gol, passaggi, palle perse, falli subiti, falli commessi e così via, che ovviamente sono informazioni che vengono fornite da chi conosce il problema, anche se non è un esperto analista. Un data warehouse a questo punto che cos'è? È la raccolta di tutti i dati che ci sono utili e questi dati però vengono riorganizzati in maniera tale da rendere possibile, a rendere più semplice e rapida l'analisi. In particolare viene utilizzato uno schema che è questo che vediamo in questo disegno, cioè una tabella centrale che contiene i fatti, cioè praticamente i dati di tipo numerico, contiene le chiavi, i riferimenti, gli indici che collegano alle tabelle periferiche, che contengono invece la descrizione di questi dati. Prendiamo per esempio in una situazione in cui noi abbiamo una data, un giorno, mese, anno, e noi vogliamo avere una visione relativa, che so io, ai dati relativi al quadrimestre o al trimestre che stiamo analizzando. L'informazione che ci troviamo in quel trimestre di quell'anno la troviamo nella tabella che contiene i dati relativi al tempo. Nella tabella dei fatti avremo soltanto la data che viene collegata alla tabella. In questa tabella che contiene le informazioni relative al tempo ci possono essere anche altri tipi di informazioni, per esempio se si tratta di giorni festivi, se l'anno è bisestile, se si tratta di un mese invernale piuttosto che di un mese estivo e così via. Tutte quelle informazioni che per qualche motivo possono avere una relazione col settore di affari in cui sto lavorando, che so io, per una fabbrica di gelati, il fatto che si tratti di un mese estivo piuttosto che invernale potrebbe essere un aspetto interessante. Lo schema è quello definito teoricamente da Ralph Kimball ed è lo schema a stella, vale a dire, come già precedentemente vi dicevo, c'è una database di fatti, in questo caso si tratta di vendite, e poi dei database descrittivi che contengono le informazioni sul cliente, sul prodotto, informazioni di tipo geografico, le informazioni relative al tempo come abbiamo visto precedentemente e i fornitori o tutto quello che sarà necessario. Ovviamente questo è un semplice schema. La tabella dei fatti contiene, abbiamo detto, soltanto le misure, cioè i numeri e gli indici. Le tabelle periferiche contengono invece tutti gli aspetti descrittivi relativi a quel fenomeno che stiamo organizzando. La tabella deve essere di tipo completo, in modo tale che possa essere utilizzata per qualsiasi tipo di analisi sia necessario. La Kimball lo definisce conformed dimension.
Veniamo quindi alla suite Pentaho. La suite Pentaho è, come dice il suo nome, cioè questa finale HO, è un hybrid OLAP, vale a dire consente di fare delle analisi sui dati basate sui cubi slice and dice, contiene delle utility per realizzare dei report e così via, dashboard eccetera, contiene, e qui viene e da qui l'hybrid, la possibilità di analizzare i dati fino alla granulometria più fine, cioè fino al dato elementare. Pentaho Data Integration è un sistema che permette di, come dire, di analizzare graficamente, di programmare graficamente delle azioni sui dati, leggere, trasformare, fare delle scelte, qui vediamo un filtro per esempio, andare a scrivere su un altro database o su file piatti o su tabelle Excel o quello che è necessario. Purtroppo ho dovuto trasferire dall'altro PC, per cui avevo un esempietto di Kettle, ma non riusciremo a vederlo. Mondrian invece è il modulo che permette di analizzare i cubi, vale a dire queste matrici tridimensionali, permette di fare lo slicing e dicing, cioè di invertire, modificare il modo di vedere la tabella, cambiare i dati o realizzare appunto delle sezioni, cioè delle visioni di dati relative diciamo all'incrocio di due campi specifici, di più campi specifici. La cosa interessante è che si possono ottenere delle applicazioni anche molto sofisticate, per cui associando per esempio una certa determinata colonna, che non è quella che viene utilizzata poi per leggere il dato, ma che è una colonna parallela, posso ordinare i dati secondo diverse chiavi. Ad esempio, ammettiamo che vogliamo definire la settimana secondo il metodo americano, in cui il primo giorno è la domenica. Posso ordinarli secondo una colonna in cui avrò messo quel tipo di ordinamento, e questo è quasi trasparente per l'utente. Nel caso in cui invece si tratti di un utente che va a leggere, essendo locato in un paese europeo, avrà l'abitudine di vedere come primo giorno il lunedì, posso permettermi anche lì di ottenere un ordinamento che me lo faccia vedere secondo quel criterio, oppure posso associare nomi dei mesi in italiano, in francese o che altro, senza dover andare a modificare quella che è la matrice dei dati, perché sono delle colonne che vengono contenute esclusivamente nella parte della tabella, nella parte dimensionale della tabella. Con gli strumenti di Pentaho questo risulta abbastanza semplice. L'altra cosa molto importante è la possibilità di ottenere dei campi calcolati, quindi cioè prendere dei dati, associarli, ottenere degli indici, anche se poi normalmente è meglio, se questi indici vengono utilizzati spesso, che siano già inseriti nel data warehouse, in modo tale da rendere più veloce l'analisi. C'è un modulo di report che contiene anche degli esempi, degli strumenti che ne permettono l'interattività, per cui potrò sia fare delle scelte su come presentare il mio report in funzione, cioè l'avrò progettato in maniera tale da avere poi la possibilità di modificare alcune parti, oppure di avere una visione parziale o comunque differente, oppure mi può mettere in evidenza, come in questo caso, degli aspetti critici attraverso l'utilizzo di colori. Un altro punto di forza sono le dashboard, che sono in questo momento particolarmente supportate dalla comunità, nel senso che la comunità sta sviluppando sia nuovi moduli che riguardano la realizzazione di diagrammi interattivi, sia un CDE, che sarebbe la Community Dashboard
l'ambiente l'ambiente di definizione delle dashboard, l'editor interattivo per le dashboard, che è stato realizzato recentemente dalla comunità ed era un po' il punto debole dell'offerta Pentaho, in quanto la versione Enterprise, che prevede un'assistenza e quindi il pagamento di una somma, metteva già a disposizione un modulo apposito. La community non ce l'aveva, attualmente invece è stato realizzato ed è anche abbastanza potente. C'è un ulteriore modulo che in realtà è stato acquisito, nel senso che è un modulo che è stato realizzato dalla Università della Nuova Zelanda e ha come nome Weka, che è una specie di uccello locale, e anche qui attraverso una progettazione di tipo grafico si possono fare delle analisi molto approfondite sulle relazioni fra i dati. Queste generalmente vengono fatte su flat files, cioè file di tipo non database, ma dei file piatti. Della community, dalla differenza fra le due versioni abbiamo già accennato precedentemente. La versione community è comunque completa e permette perfettamente di lavorare sui dati e di ottenere tutti i risultati che si possono ottenere con la versione Enterprise. Chiaramente ci sono aziende che possono ritenere opportuno invece avere la possibilità di utilizzare una consulenza piuttosto che un'assistenza, per cui faranno una scelta di tipo diverso, cioè quella di utilizzare una versione Enterprise, anche se gli stessi, diciamo, professionisti o comunque quelle società che distribuiscono Pentaho dal punto di vista Enterprise in Italia dicono che cominciano tutti quanti con una versione community, poi a seconda di quelle che possono essere le esigenze possono eventualmente optare per acquisire un servizio o meno. Chiaramente la versione community richiede un po' più di sforzo da un punto di vista dell'apprendimento, perché il materiale è tanto ma è anche molto disordinato. Ciò nonostante vi devo dire che quando si ha qualche problema, nel senso che c'è qualcosa che per un motivo o per l'altro non funziona, per esempio quando era uscita l'ultima versione del server c'era un bug che non permetteva la visualizzazione dell'OLAP, delle tabelle, dava un errore. Ho messo subito l'errore in rete, con la descrizione, ho trovato immediatamente una soluzione, l'ho applicata e non ho avuto più altri problemi, per cui è una community che obiettivamente funziona bene. Vediamo dunque adesso qualche esempio d'uso, se riesco a ritrovare il... Ecco qua. Allora, questa è la console di Pentaho così come si presenta nel momento in cui ci si collega al server. Il server in questo caso è su questa macchina locale, potrebbe essere anche un server remoto. Attualmente esistono anche delle applicazioni per iPad o per Android che permettono di collegarsi, di avere un client per un server Pentaho. Qui vediamo qualche esempio di quelli che sono soliti presentare che quelli che sono forniti nel pacchetto. Per esempio possiamo vedere una mappa. Lascio perché non la prendo. Uop. Questa è una bella fregatura perché non. Speriamo che prenda l'altra. Non l'abbiamo testato precedentemente, quindi c'è qualche problema di collegamento. Questo funziona. Va bene, qua vediamo una dashboard in cui abbiamo un grafico a torta, un grafico a barre e un grafico lineare. Il grafico è interattivo, per cui io posso scegliere l'area di, in questo caso sono aree territoriali, e mi fa vedere qual è la situazione relativa a quella particolare area territoriale, dopodiché mi fa vedere anche quello che è l'andamento delle vendite nel tempo per una serie di prodotti che
prende che vengono presi in considerazione. Quella dell'esempio è una società che vende modellini di automobili. Per esempio, i treni sono meno venduti e hanno questo andamento. Ecco, questo è l'andamento questo rosso sono navi, modellini di navi. Vediamo se riusciamo a prendere qualche cosa di più interessante. Questo no. Ah, qui ci sono alcuni esempi di... Ecco, qui c'è un esempio in cui posso andare a scegliermi il tipo di grafico che voglio ottenere. Per cui quando è stato programmato questo esempio, sono state date delle indicazioni per cui si può andare a scegliere qual è il tipo di rappresentazione che riteniamo che sia più opportuno per creare, per fornire l'informazione al nostro lettore, che può a un certo momento scegliere fra le varie informazioni quella che ritiene più efficace. Vediamo qualche report. Dependent parameter. Ecco, anche qui c'è un report che viene generato in funzione delle scelte. Si sceglie una regione, qui abbiamo una regione centrale, est, ovest oppure sud, ne prendiamo una qualsiasi, in funzione del tipo di reparto dell'azienda viene fatta una scelta che riguarda poi la generazione del report. Aprirlo con oculare. Ottiene poi un report che può essere poi stampato, utilizzato in tutte le maniere che si ritengono necessarie. Oppure possiamo vederlo secondo altre modalità, per esempio una modalità web page, e lo ottiene direttamente nella finestra del client. Interessante anche vedere la generazione di un OLAP. A questo punto prendiamo utilizziamo un cubo già predefinito. In pratica il discorso è che per poterlo utilizzare nel client devo prima definire il cubo da un punto di vista strutturale, cioè andare a verificare quali sono le misure e le dimensioni che devo inserire nel cubo, collegarle fra di loro in senso, collegare le dimensioni in senso gerarchico e avere delle misure che siano ovviamente compatibili con quelle dimensioni. Dopodiché andrò lì a fare quelle definizioni relative all'ordinamento delle colonne, all'intestazione delle colonne e a tutti quanti i dati di tipo variabile. Una volta definito questo cubo con il modulo del sistema che si chiama Mondrian, lo posso andare a prendere con questo plugin che si chiama Saiku, e qui vediamo il cubo, diciamo, nella sua definizione generale. In pratica abbiamo una dimensione clienti, una dimensione mercati, una dimensione stato degli ordini, una dimensione prodotti e una dimensione tempo. Ognuna di queste ha, se è significativo, una gerarchia. Infatti vediamo, per esempio, i mercati sono divisi per territorio, contea, stato, provincia, territorio è il macro territorio, quindi EMEA è stato, stato, provincia che si riferisce alla definizione, alla divisione territorio degli Stati Uniti, e città. Stato dell'ordine, che è quello che è, i prodotti per linea, per venditore, per prodotto, e il tempo, che ovviamente è definito come anni, trimestri e mesi. Se io vado adesso a prendere una dimensione, andiamo a prendere per esempio il mese me lo metto in riga e metto per esempio le quantità in colonna. A questo punto mi definisce una tabella che contiene per mese e per quantità le vendite. Può non essere molto significativo se non ci metto l'anno, per cui prima di tutto ci vado a mettere l'anno
E vedo a questo punto che è definito, che mi vengono definite le vendite secondo quella che è la mia gerarchia. Potrei metterci sia le quantità che l'importo, il valore. Posso fare anche delle altre variazioni, per esempio ci metto il prodotto e a questo punto ottengo una tabella che è più complicata, ma che contiene anche per prodotto quella che è la vendita per anno e per mese. Dopodiché posso andare anche a verificare all'interno di queste tabelle, dunque dove di true, on cell, sport, drill true, e vado a vedere come è fatto questa cella. Ci vado a mettere time e quantity, ok, e ottengo per esempio che nel primo trimestre del 2003, che è quel che a cui si riferisce la cella su cui sono andato a fare la mia analisi, la situazione era questa. Chiaramente è tanto più significativo quanto più è generica la cella, in questo caso era già molto definita, per cui non aveva un grande senso. Andiamo a farla, magari togliamo i mesi. Oops. Ecco, togliamo il mese. Ecco qui. Andiamo a fare una verifica. Ecco, questa è già una tabella un pochettino più complessa, dove vediamo che non avevamo messo in evidenza i mesi, me li fa vedere qui e mi fa vedere come per questo prodotto, in quella particolare situazione, nei diversi trimestri, le vendite fossero di un certo tipo. Devo vedere se riesce a farmi una, forse qua non ce l'ho, una cartina. Questo è un altro classico problema, vedere chi sono i primi 10 clienti. Questo può, si comincia con una dashboard che mostra la situazione in generale. Posso andare a verificare per un tipo particolare di area piuttosto che un tipo particolare di prodotto. Ovviamente cambia, diventa dinamico ed è particolarmente significativo, ovviamente, se il problema dell'azienda è andare a verificare chi sono i 10 clienti più importanti in una certa area, per un certo prodotto. Reporting, qualcosa abbiamo già visto. Volevo vedere se riuscivo a fare qualche esempio di carta geografica. Fare scatter sample certini di breakfast bubble non serve. No, purtroppo qui non ho delle carte con degli esempi con l'integrazione con le cartine, perché un'altra cosa che può essere fatta è integrare con delle carte, con delle mappe tipo Google Map, in cui si fa vedere dove sono definiti i, pure ce l'avevo qualcuna, certo, esempio con map horizontal.
No, se come abbiamo trasferito non abbiamo messo proprio quell'aspetto. Ricordavo di avere qualche cosa anche con qualche mappa. Va bene, comunque a questo punto lo lasciamo così. Credo che a questo punto potrebbe essere interessante invece sentire da parte vostra qualche domanda rispetto a questo. Prego. Ho sentito anche Pentao e Bird di Eclipse. Hai sentito Pentao? Bird di Eclipse, però. Ah sì, Eclipse viene utilizzato da Pentao per realizzare diciamo le parti dinamiche dei report o della diciamo delle dashboard, insomma di tutto quello che in qualche modo richiede un'azione. Infatti sono in genere dei pezzi di programma che sono marcati con l'extension .xaction, vengono in Eclipse, hai la possibilità di vedere la situazione, ti crea uno script JavaScript e che poi vai a incorporare nella dashboard normalmente, cioè sono le parti interattive che vengono realizzate attraverso Eclipse. Era questo che volevi sapere o c'è qualcosa di più specifico? So che Eclipse c'ha un progetto suo che si chiama Bird, se non mi sbaglio. Bird. Sì. Sono diverse, ci sono diverse soluzioni. A parte Bird c'è Jasper Report, c'è Talend che realizza un buon sistema di ETL. Quello che mi piace di Pentao è che effettivamente è molto completo, perché magari Jasper è più interessante o forse anche più meglio definito per quello che riguarda la realizzazione di report, però magari è più debole su altri aspetti. Talend è molto ben definito per quello che riguarda l'ETL, però è anche vero che si ferma lì, quindi diciamo che l'aspetto interessante di Pentao è che definisce un ambiente che è pressoché completo. Quello che mi piace di questa soluzione è proprio questo, e poi anche il fatto che è più comunità di quanto possano essere queste altre soluzioni, perché Jasper ha una forte valenza commerciale, Talend sta cercando di darsela. Pentao ha sì un aspetto commerciale che è quello relativo all'enterprise, però la community è una community che funziona bene, è una community anche abbastanza viva, cioè produce ripetutamente degli aggiornamenti, produce ripetutamente delle verifiche rispetto al software prodotto, sono anche molto disponibili per quello che riguarda problemi. A me è capitato di scrivere a qualcuno dei referenti della community, ottenere molto rapidamente una risposta via mail anche ben circostanziata. Ma credo che sia importante avere una community dietro. Nella presentazione abbiamo visto che si interagisce con la console. Sì. Ma che altri strumenti ci sono per poter interagire con Pentao? Dunque, per la pubblicazione di report? Ripeto, avrei voluto farvi vedere le schermate del modulo che riguarda l'integrazione. Praticamente abbiamo appunto o degli strumenti tipo Eclipse, che qualcuno sicuramente già conosce, o altrimenti degli strumenti come appunto l'integratore. Forse se riesco a ritrovare dove sono finite le slide vi faccio vedere almeno eccolo qui, sì, lo schema. Qua c'è quello di Weka, però come la Ctrl Shift B? No, visualizza forse.
Ah no, no, siamo su FC. Ops, eccolo qui. Allora. Ecco. Questo che vedete qua, in questo grafico, grazie, questo grafico mostra una situazione che è quella che realmente ci si ritrova nello strumento, vale a dire io ognuno di questi elementi è un elemento che può essere aperto. All'interno di questo elemento ci vado a mettere le definizioni, quindi il file da cui devo leggere piuttosto che il file su cui devo scrivere, la definizione dei campi, la possibilità di eseguire delle trasformazioni e così via. Cioè sono dei piccoli pezzi di programma che poi collegati, messi insieme e messi insieme in un sistema logico vengono fatti funzionare, dopodiché lo faccio partire, mi dà le informazioni riguardo alla lettura dei record, se aveva da leggere i record, quanti ne ha letti, quanti ne ha scritti, se ha trovato delle difficoltà, se ne ha scartati per qualche motivo, mi dà delle indicazioni di warning se ci sono stati degli errori di esecuzione, mi dà il tempo di esecuzione e così via. Quindi si tratta di un ambiente di sviluppo completo. Dopodiché, una volta che io ho realizzato la trasformazione, cioè questo elemento, questo potrebbe essere un esempio di trasformazione, posso legare le varie trasformazioni in un job che diventa poi un qualche cosa di eseguibile. Quindi a quel punto lì io dico semplicemente al sistema, faccio partire il programma Kettle, parte, esegue ogni job è fatto di trasformazioni che vengono eseguite diciamo in parallelo per quel che è possibile, dopodiché si ottiene il risultato e il risultato poi mi permette di mandare avanti la mia elaborazione e ottenere i miei risultati. Poi c'è un altro ambiente integrato che è quello di Mondrian, dove vado invece ad interagire direttamente con i pezzi del database, cioè le varie tabelle, mi collego al database per cui ho una visione completa delle tabelle, le collego fra di loro attraverso gli indici, vado a scegliere le colonne, vado a scegliere il modo di rappresentare in modo tale poi da ottenere quel cubo elementare su cui poi lavorare con gli strumenti della console. Buongiorno, volevo sapere se fosse possibile, grazie ad H, al data mining, riuscire a utilizzare i dati precedenti per fare un'analisi statistica, magari previsionale su, non so, le vendite di un determinato oggetto. Certo. Grazie a Pentaho, cioè è possibile? Certamente sì, allora chiaramente lì si tratta più di un problema che non riguarda evidentemente tanto lo strumento quanto il modello di business che sto utilizzando. Allora ammettiamo che appunto io abbia definito quelli che chiamiamo precedentemente Key Performance Index e voglio andare a vedere come si sono modificati, cioè le cose significative che sto verificando, che io dicevo appunto, l'analisi delle vendite in un certo periodo, l'analisi delle vendite in un certo periodo per territorio, posso poi andare a fare dei diagrammi che mi permettano di verificare quello che è l'andamento e quindi fare delle previsioni. Queste previsioni possono essere fatte attraverso un sistema andamentale, crescita o decrescita o andamento, oppure posso anche semplicemente prendere tutta una serie di dati che ritengo che possano essere significativi e avere dei collegamenti fra di loro ma che non conosco, dopodiché applicare un sistema come Weka per fare un'analisi di tipo differente sui dati, cioè un vero e proprio mining, cioè andare a vedere se e come questi dati sono collegati fra di loro, un po' quelle operazioni che fa Amazon
quando fa per esempio le vendite dei libri, cioè tutti coloro che hanno comprato questo libro hanno comprato anche questa roba qui, piuttosto che Google quando mi va a proporre nei risultati di una ricerca un certo tipo di risultati prima di altri, perché in qualche modo ha una storia di quelle che sono state le ricerche precedenti fatte da quel nominativo, da quell'utente, e quindi tende un po' a seguirne l'orientamento. Abbiamo anche spazio per un'altra domanda, mi sembra di capire, 5 minuti. Beh, almeno magari uno che non si collega a quello che ha chiesto. Quindi si potrebbero fare anche delle analisi what if qua con questo strumento? Certamente sì, chiaramente si tratta ovviamente di organizzare i dati in maniera tale da poterli utilizzare in questo modo, però ovviamente per fare delle analisi what if forse la cosa migliore è capire quali sono i dati, estrarli attraverso Pentaho, esportarli, fra l'altro non vi ho fatto vedere prima, ma comunque c'è la possibilità di prendere i dati e esportarli in una tabella di tipo Excel. A quel punto nella tabella di tipo Excel faccio tutte quante le mie valutazioni. Sai, un what if è sempre un discorso in cui sto facendo delle ipotesi che probabilmente non ho pensato precedentemente. Per cui se io ho definito una estrazione di dati in maniera tale da poter avere quel tipo di ragionamento, da poter seguire quel tipo di ragionamento, può avere un senso, altrimenti la cosa logica è ovviamente tirare fuori i dati e poi fare delle simulazioni. Va bene, se non ci sono altre domande, vi proporrei invece una bibliografia che poi magari lascio in modo tale che qualcuno che possa essere interessato ne possa eventualmente avere delle copie, e riguardano più che altro i libri che recentemente, un certo percorso di anni, ho letto rispetto a questo argomento. E in particolare sono Business Intelligence di Vercellis, edito da Ipli, Pentaho Solution, che è fondamentale per imparare a utilizzare il sistema, di Bowman e Van Dongen, ed è edito da Wiley, e si può trovare facilmente attraverso la rete. Credo che sia anche scaricabile, fra l'altro, anche se ovviamente è un tomo abbastanza grosso, per cui sinceramente leggerselo da computer lo vedo pesante. Principle of Data Mining di Hand Manila Smith della MIT Press, o anche Data Mining, questo si trova anche in italiano, di Linhoff, tradotto dalla editrice Apogeo. Un libro che ritengo assolutamente fondamentale per quello che riguarda invece i principi di base dell'uso dei numeri per analizzare fatti ambientali è Computing on Analytics di Davenport e Harris, edito da Harvard Business Press. Poi, per quello che riguarda il data warehousing, un testo fondamentale è quello di Kimball e Ross, che si chiama appunto Data Warehouse. Ho scritto date, ma comunque Data Warehouse, che è tradotto in italiano e edito da Ipli. E poi, per quello che riguarda invece il design delle dashboard, cioè la significatività del modo di presentare i dati, ci sono i libri di Stephen Few, che sono Information Dashboard Design e Show Me the Numbers, che sono due testi fondamentali, in quanto lui fa delle analisi anche riguardo a quello che è l'effetto percettivo di una certa scelta di un tipo di grafico piuttosto che di un colore, piuttosto che di una scala, e credo che sia siano i due lavori più importanti se si vuole realmente rendere efficace una presentazione di dati. Per esempio, una delle sue classiche asserzioni è che le torte devono essere utilizzate solo per i compleanni. Perché? Perché non è facile vedere in maniera intuitiva
quella che è la entità, la grandezza, la proporzione fra i segmenti, fra le fette di una torta, mentre un grafico a barre è sempre estremamente preciso da questo punto di vista. Per cui se si vuole realmente far vedere quello che è il contenuto di dati, occorre utilizzare i sistemi migliori, quindi più facilmente interpretabili anche da un punto di vista visivo, utilizzando anche dei colori che siano significativi e che non disturbino poi la vista o comunque non diano fastidio al lettore. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo, abbiamo terminato completamente, forse? Altro? No, se c'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda anche su questi temi, in ogni caso vi metto a disposizione la raccolta bibliografica qualora qualcuno sia interessato ad approfondire l'argomento. Ci sarà un fotocopiatore, o altrimenti potreste anche richiedermela. Mi trovate o su LinkedIn Enzo Strazzera oppure enzostrazzera@alice.it. Basta?